Buongiorno. Coerentemente con le indicazioni che arrivano dalla comunità europea, ma anche a livello nazionale, dal Ministero e dall'ANVUR, che tendono a promuovere e a varare iniziative che supportano l'accesso aperto, l'Università di Siena ha deciso di inserire nel piano strategico triennale 2019-2021 il supporto all'accesso aperto come una delle linee strategiche su cui intende muoversi, cercando in questo modo quindi di dare continuità al processo che è stato avviato già nel 2004 con la sottoscrizione della dichiarazione di Messina insieme alla maggior parte degli atenei italiani che ponevano appunto l'accesso aperto come uno degli obiettivi strategici da raggiungere per supportare e aumentare la disseminazione dei risultati della ricerca. L'Università di Siena ha messo a punto l'archivio istituzionale USienaAIR, che è anche un repository istituzionale che è disponibile in rete e che è indicizzato dalle principali banche dati generaliste e di settore. Questo al fine appunto di aumentare la conoscenza e la divulgazione dei prodotti scientifici. E questo percorso costituisce quindi uno dei vantaggi principali che derivano ai singoli autori nel depositare i loro dati all'interno dell'archivio. Quello che l'Ateneo chiede è di depositare i metadati descrittivi dei prodotti della ricerca, ma anche i documenti in full text, individuando di volta in volta quali possono essere le politiche, le policy che consentono di depositare il testo pieno, che possono di volta in volta essere quello di un deposito e di un documento aperto a tutti, o di un documento che invece ha bisogno di un qualche livello di riservatezza sulla base di quelli che sono gli accordi sottoscritti con gli editori. Per supportare questo processo è stato costituito un gruppo di lavoro, costituito da bibliotecari e esperti del settore della ricerca, che possono quindi affiancare e supportare i ricercatori nell'uso dei metadati, nella messa a punto di dati corretti, che possono quindi garantire un livello accurato di citazione bibliografica, ma anche esperti sulle tematiche della bibliometria, dell'analisi e valutazione dei documenti e su tutte le politiche legate all'accesso ai documenti contenuti all'interno dei bandi europei e nazionali. Poiché infatti quando si parla di accesso aperto si intende parlare sia di prodotti della ricerca, ma anche di dati della ricerca e quindi di dati che sono stati elaborati e messi a punto nel percorso di creazione del prodotto della ricerca o che hanno accompagnato tutta l'attività di elaborazione del progetto. La comunità europea, ma anche le normative nazionali, richiedono infatti che qualora si siano ottenuti dei finanziamenti in ambito italiano in una misura superiore al 50%, in ambito europeo sulla base delle diverse call che sono state elaborate, è obbligatorio per i ricercatori depositare in accesso aperto. Come vedremo appunto in queste pagine, le modalità di deposito sono diverse. E sono individuate almeno tre linee principali, indicate come green, gold o diamond, che consentono appunto di archiviare i propri documenti e di renderli di volta in volta accessibili. La cosa importante è quindi che si definisca in accordo con gli specialisti del gruppo di supporto quali possono essere le caratteristiche più adatte ai documenti che si intendono depositare e quindi avviare questo processo, che nel caso si tratti di documenti intesi come prodotti di ricerca, pubblicazioni, articoli di rivista, monografie, potranno trovare ospitalità all'interno del repository istituzionale, nel caso si tratti di altri dati,
è più opportuno rivolgersi a archivi nazionali o internazionali, che possono essere archivi di tipo generalista o possono essere archivi di settore, che quindi sono il luogo dove più abitualmente i nostri ricercatori andranno a individuare i prodotti della ricerca. Quello che con questo percorso si intende avviare è quindi la messa a punto di una serie di strumenti di documentazione. Si tratta di un work in progress, quindi appunto via via questo contenitore sarà arricchito di nuovi documenti, di nuove informazioni, anche sulla base di quelli che saranno gli stimoli o i bisogni che deriveranno dai singoli ricercatori, in modo da garantire e cercare di offrire un ambiente ospitale e sufficientemente documentato per rispondere alle diverse necessità e alle diverse aspettative. L'obiettivo è quello progressivamente di riuscire a valutare già in fase iniziale quelli che sono gli accordi della ricerca, gli accordi per le pubblicazioni, in modo da garantirsi la possibilità del deposito ad accesso aperto, poiché questo è uno degli obiettivi che la comunità europea ha posto come traguardo già per il 2021. Per cercare di supportare questo processo sono state messe in piedi varie iniziative e quella più significativa in questo momento è forse quella di Plan S, elaborata a livello europeo, che cerca di definire quali sono i principi e quali sono le procedure attraverso le quali si può cercare di garantire questo processo. Contemporaneamente, a livello nazionale si stanno elaborando alcune politiche negoziali che stanno progressivamente portando alla trasformazione dei contratti di sottoscrizione con i principali editori nazionali e internazionali, proprio per cercare di individuare come sia possibile pubblicare attraverso condizioni anche economiche favorevoli all'interno di riviste ibride, percorrendo appunto le tracce di contratti trasformativi cosiddetti, che quindi progressivamente spostano l'accento dal pagamento per la lettura al pagamento dei costi necessari alla pubblicazione, così che poi successivamente questi possono essere liberamente accessibili da tutti quanti. Vi invitiamo quindi a consultare queste pagine, a segnalarci eventuali ulteriori aspetti che vorrete approfondire e a contattare il gruppo di lavoro sia in AER per ogni necessità e ogni dubbio che possa riguardare il processo di archiviazione. Grazie.